Eccoci a sbocciare ed entriamo in punta di piedi in un giardino pieno di rugiada. Lasciamoci trasportare dai fiori e dal profumo inebriante di questa collezione, la Blossoming Beauty. Bentornati sul canale. Come vi ho detto prima, prepariamoci a sbocciare in questa primavera che è finalmente arrivata anche da Kiko Milano con la nuova collezione Blossoming Beauty, Fioritura Beauty. Cosa dire di questa bellissima collezione che inesorabilmente ci appaga gli occhi e appaga anche i sensi. Sensi perché è profumata di questi fiori bianchi di gelsomino, fiordaliso e peonia e ci trasporta ad occhi chiusi in questa primavera. Guardate solamente le scatoline che vanno da questi viola a questi rosa, con questi fiori disegnati, stilizzati, bellissimi, e andremo poi a vedere le confezioni che già ci appagano la vista. Il profumo inebriante, si passa da questi profumi di fiori bianchi a questa violetta così dolce e così sensuale, ma anche così elegante. Allora, partiamo subito da vedere come è composta questa nuova collezione di Kiko Milano, che questa volta veramente mi ha veramente fatto innamorare, in quanto io non sono un amante dei fiori, ma è bellissima. È bellissima. Qua potete vedere qualche immagine, qualche pezzo della collezione e abbiamo questa peonia in rilievo 3D su quasi tutti i trucchi, il make-up e le polveri. E invece partiamo subito dall'inizio di questa collezione, parlando della linea Beauty. Linea Beauty di cui ho preso il tonico. Ho preso anche un contorno occhi che forse avrete già visto in altri video. E la linea Beauty si differenzia per queste confezioni gialle, ma anche per queste rosa. Andiamo subito a vedere di che cosa si tratta. Vedete qui le immagini di questa linea Beauty e con questi petali che si susseguono in quasi tutte le confezioni. Partiamo da questo tonico inebriante, bellissimo, che ricorda molto i tonici e le acque dell'altra collezione, quella natalizia, dove c'erano questi petali. Vedete così, vi metto un'immagine più da vicino, qui la potete vedere. Il tonico è in questa texture gelosa, quindi molto molto rinfrescante, che ci lascia una sensazione di benessere e di aspetto radioso. La sua formulazione è arricchita con petali di gelsomino estratti di peonia ed è buonissima, in quanto io l'ho già provata ieri sera e lascia la pelle veramente vellutata proprio grazie alla sua texture in gel. Questo è il primo pezzo con queste scatoline gialle. Passiamo adesso al secondo ed è il contorno occhi, anche siero della stessa collezione. I prezzi li troverete sempre qua sotto, aprite sempre l'info box in modo da avere tutte le informazioni necessarie. Che dire, bellissima anche questa ampolla a siero che è appunto fatta in questo modo e può essere benissimo usato da contorno occhi per i suoi estratti di fiordaliso di Goji, ma anche ottimo come siero per tutto il viso, in quanto è ottimo come base. L'ampolla è di questo color, vedete che bella, ve la metto qua in primo piano e ha proprio questa apertura sul dietro dove dovete spingere e il prodotto fuoriesce dal roll-on che vi aiuta a tenere comunque il contorno occhi piacevolmente rinfrescato e tonificato. Passiamo adesso agli altri prodotti beauty che io non ho preso, ma potete vedere qui una fotina dove c'è anche questa bellissima crema che potete vederla qui ingrandita, è una texture addirittura con la protezione 20, ottima come base trucco, molto idratante, fatta con estratti di fiordaliso e di peonia. Anche lei lieve profumazione talcata di violetta.
Che dire, perfetta e splendida come base, texture molto leggera e idratante. Questa potrebbe essere un'altra dei miei acquisti negli sconti. Ho tralasciato per andare a prendere l'ultimo pezzo, visto che non erano neanche carissimi questa volta i prodotti beauty, in quanto la collezione invece era leggermente più rincarata di prezzo, per prendere appunto il lip oil per le labbra. Anche lui con questi petali di fiore Fiordaliso infusi, vi faccio l'ingrandimento dove potete vederli meglio, eccolo qui sulle mani, e ha appunto questo bellissimo lip gloss super idratante per le labbra, è super super bello, che dire. Questi veramente hanno un fascino tutto loro. Continuiamo con uno dei pezzi che mi ha stupito e partiamo subito con la collezione make-up. Il pennello è particolarissimo, vi colpisce subito perché ha un brevetto particolare chiamato anche pennello 4 in 1 per avere a portata di mano tutto ciò che vi serve per un trucco. Andiamo subito a vederlo. Allora, è composto da questo pennello, andiamo a vederlo in questo modo, grande per la vostra cipria. Dall'altra parte abbiamo il pennello piatto per il fondotinta e guardate, guardate la novità di questo pennello, un pennello dentro un pennello. Quindi voi lo svitate e avete gli altri due pennellini, quindi ottimo da portare in viaggio. Avete il pennello labbra e il pennello occhi che rimangono praticamente nascosti nella parte interna di questo pennello. Bellissimo! Questo è proprio un pezzo che si fa notare. Con innamorarci di questa collezione primaverile che ci trasporta finalmente in questa primavera. Allora, il primo pezzo, un altro pezzo dopo il pennello che mi è piaciuto tantissimo, che l'abbiamo già visto in molti video, ma è veramente, veramente ottimo. Allora, lui è il 3 in 1, è un prodotto che può essere usato, io lo chiamo pennarello, ma in realtà è un bellissimo, potrebbe sembrare un rossetto matte. Ha questa texture assolutamente matte, molto setosa e molto vellutata. E poi ha questo bellissimo spugnetta che va bene per sfumarla. Andiamo subito a vedere il numero 3. Il numero 3 è questo bellissimo rosa, incredibile. Il numero 3, vi metto sempre qui il nome del prodotto, è questo rosa bellissimo che guardate, adesso andiamo a provarlo subito, con il suo scovolino potete utilizzarlo sopra gli occhi e guardate quanto si sfuma il prodotto. Può essere usato anche come fard, quindi messo in questo modo e sfumato. Guardate quanto è bello, cremoso e l'effetto che danno. Questi mi hanno veramente colpito. Vi dico che è uno dei prodotti che li avrei presi proprio tutti i colori. Negli sconti è proprio un prodotto da tenere d'occhio. Il numero 3. Quindi andiamo avanti nella collezione. Passiamo adesso a due pezzi magnifici della collezione, direi il clou, e passiamo alla cipria, questa proprio la Perfect Power, che è questa qui, e andiamo a vederla adesso, è al blush. Perfect Power in questa bellissima confezione color rosa confetto, è un pezzo assolutamente da avere. È di una delicatezza e di una bellezza che parla. Non c'è bisogno di dire nulla. Packaging meraviglioso e andiamo ad aprirlo. Altro packaging ancora più meraviglioso. Guardate che meraviglia. Provo a abbassarvi le luci così riuscite a coglierne la bellezza.
Bellissima. Questa polvere setosa, perfezionante, fissante, è una cipria che serve a sublimare, assolutamente direi più che opacizzare, sublimare il viso, in quanto lo opacizza ma lo lascia luminoso e le lascia assolutamente radiosissimo perché ha questa texture sottilissima, è adatto ad ogni occasione ed è proprio questo colore unico, unico, unico. Ve la faccio vedere ancora qui ingrandita nella sua bellezza totale. Che dire, cosa c'è di meglio che mimetizzare le proprie imperfezioni per fissando a lungo il make-up con questa cipria sottilissima, quindi da usare più volte al giorno. Passiamo adesso al secondo bellissimo prodotto che è questo Fard Blush, come vogliamo chiamarlo. Io l'ho preso nella colorazione 02, lo Coral Lily, ed è in questo bellissimo color viola. Abbiamo questa violetta, sempre molto curate le confezioni, questo blush incredibile. Sempre uguale alla cipria, ma in questo color rosa lilla, e andiamo a vederlo in tutta la sua bellezza. Eccolo qui. Quindi abbiamo questa peonia, abbiamo la parte luminosa e la parte assolutamente opaca. Questo color corallo che è veramente delicato, questo rosa corallo. Sfumabilissimo, sottilissima questa polvere e vediamo se riusciamo a coglierne. Eccolo qui. Quindi bellissimo. Così, ecco, così riuscite a vedere la parte luminosa che è questa, che può essere usata anche come. Vi lascio l'immagine ravvicinata perché ne vale veramente la pena, come potete vedere, ed eccole qui, e due bellezze della collezione. Andiamo avanti e rifacciamoci gli occhi. Questo prodotto forse uno dei primi che volevo acquistare perché io amo le matite per sopracciglia di Kiko. In questo packaging viola che assomiglia al fard ed è fatto in questo modo. Abbiamo la classica matita a scalpellino, io l'ho presa nella colorazione 01, quindi abbiamo lo scalpellino fatto così e dall'altra parte, adesso io lo chiudo così non andiamo a, e dall'altra parte abbiamo il mascara piccolissimo per le nostre fissare le nostre sopracciglia. Ottimi i prodotti sopracciglia in quanto definiscono bene il nostro pelo con questa punta a scalpellino e hanno veramente una tenuta. Ecco, io questo è un prodotto che vi consiglio. Non vi consiglierei tanto il mascara di Kiko, ma le matite per le sopracciglia ottime. Ottima anche la colorazione 01 per il mio incarnato. Ancora nel settore occhi e passiamo a un bellissimo prodotto. Allora, un ombretto liquido e shadow chiamato Dazzling. Cos'ha la particolarità di durare 10 ore e di non muoversi assolutamente? Volevo prendere il numero 1 da usarlo come illuminante, ma ho fatto un giro nel negozio. E ho visto che questo prodotto non si è più mosso nonostante l'ho fregato più volte, proprio anche energica. La prima colorazione è l'Iris Charm ed è questo che ho preso ed è veramente bello. Eccolo qui. Allora, ha una texture assolutamente metallizzata a lunga durata con queste evanescenze qua leggermente verdastre, ma riesce a rendere lo sguardo magnetico. Ha questo scovolino bellissimo, assolutamente andiamo a vederlo. Guardate, guardate la bellezza. Assolutamente. Adesso lo lasciamo mentre parliamo e poi andiamo assolutamente a vedere la tenuta. Ho preso anche il numero 4
che mi piaceva moltissimo. Ed eccolo qua. Guardate la bellezza di questo colore. Lo andiamo a provare. Scovolino molto piccolo, molto piatto. E andiamo a vedere questa meraviglia. Rende veramente tantissimo. Ottimo da usare su palpebra piena, ottimo da usare anche a piccole dosi, da usare sotto, e andremo a vedere poi come utilizzare questi ombretti metallizzati, direi più che altro magnifici. Nel corso del video andremo a vedere come hanno tenuto, perché dovete assolutamente provarli, questi vi faranno innamorare. Passare le labbra, ricordiamo nel settore occhi che io non ho voluto prendere le due palette, questa e questa, e sono le Shanting e Shadow Palette. Meravigliose, entrambi con sei ombretti altamente pigmentati. Non le ho volute semplicemente prendere perché avevano questi toni caldi del marrone e questi toni del dorato, che comunque tra Natasha Denona e tutto possiedo già queste colorazioni. Però io direi adatte ad ogni stagione e perfette per ogni look, entrambe. Molto bella anche la confezione con questa peonia in 3D e questo color viola. Ma lasciamo perdere le palette per passare ancora all'ultima palette, che è quella che veramente mi ha colpito, che non ho ancora preso, ma magari degli sconti, in quanto costava 18 euro, e quella proprio per il viso, questa palette che potete vedere in queste immagini bellissime, con queste due peonie in rilievo, che ha queste quattro cialde che possono essere usate esattamente sia per gli occhi, sia per il viso, e come le volete usare, perché hanno queste polveri sottilissime che vanno benissimo anche come ombretto. Bellissima, niente da dire, è assolutamente poi da avere magari con qualche sconticino. Passiamo infine alle labbra. Io ho preso un prodotto e finiamo questa bellissima collezione insieme. Vediamo ancora qui qualche immagine e passiamo al rossetto che ho voluto prendere. Allora, ne ho provati molti. Abbiamo dei rossetti della collezione. Ho acquistato due pezzi. Intanto vi dico che in questa collezione sono tutti bellissimi i pezzi per le labbra, quelli che veramente colpiscono e lasciano senza fiato sono proprio le texture matte. Allora, abbiamo visto prima il 3 in 1 che può essere usato da ombretto, e guardate come si è mattificato, sia è come sfumabile, ma andiamo a vedere adesso invece proprio il rossetto matte, chiamato Long Lasting Matte Liquid Lipstick. Anche qui ho preso un colore chiaro perché diciamo che gli altri mi sembravano ripetitivi. L'ho trovato veramente molto particolare. Lui è il numero 01 ed è il Dove Rose. Ed è proprio questo nude rosato, ma molto bello. Ecco, i matte sono così, ricordano un po' quelli della collezione dell'anno scorso, quella primaverile. E il matte è questo qui, leggermente più caldo del primo, però mi è piaciuto veramente tanto. E andremo poi a provarli. Poi negli sconticini anche il colore numero 4, questo rosso ciliegia che c'era in questi rossetti matte così cremosi e nello stesso tempo vellutati, quindi un matte che non lascia le vostre labbra secche. Anche il 4 era molto bello. Questo mi piace perché scivola piacevolmente quando lo utilizzate e lascia comunque le labbra vero mattificate, ma molto vellutate e idratate e delicatamente profumato, e questo vi colpirà con le note di ciliegia, proprio vi sembra di mangiare una ciliegia succosa. Passiamo all'ultimo pezzo, prendere il rossetto idratante del Finish Luminoso, che l'idrata, il Flower Glow Hydrating
lipstick. Molto bella la confezione di questo rossetto che non lascia dubbi. Vi metto qui l'ingrandimento e potete vedere la bellezza. Eccolo qui. Semplicemente cremoso, semplicemente. Guardate che bello. Quello che ho notato è che i matte sono abbinati a questo idratante che può essere utilizzato sopra il matte dello stesso colore. Quindi perfettamente abbinabili. È idratante, ma nello stesso tempo ha anche un buon rilascio di colore. Qua potete vedere che ha delle decorazioni. Ve lo lascio ingrandito e vedete la sua bellezza. Quindi decoro floreale, colori veramente sofisticati, lucidi e una texture idratante, avvolgente, piacevole e che dire, un rilascio di colore uniforme sulle labbra. Con questa bellezza e con queste magnificenze, non posso che augurarvi una buona primavera con Kiko Milano e con questa nuova collezione, la Blooming Beauty. E vi aspetto prossimamente. Se avete voglia di rimanere ancora con me, dove andremo a provare questi prodotti nella full face dedicato a questa collezione. E vi aspetto e mettete un pollice se ne avete voglia, fate la vostra iscrizione se non l'avete ancora fatta e vi aspetto prossimamente con Kiko. Un bacio a tutti.